Ciao dolcinicorni, guardate un po' cosa ho trovato. Sono stati dai miei cinesi di fiducia e hanno veramente di tutto e di più. E ho trovato questi qua. Questi qua praticamente sono degli slime all'interno di una navicella spaziale. Ma guardate cosa si sono inventati. All'interno di una navicella spaziale con dentro l'alieno. Quindi è uno slime con all'interno degli alieni. Io sono veramente super curiosa di sentire quindi la consistenza e soprattutto di vedere gli alieni che troviamo all'interno. Mi sono costati 1 euro l'uno, quindi veramente pochissimo, e quindi adesso li andiamo a spacchettare. Inizio da questo qui rosa. Già guardato l'alieno che c'è dentro, mi ricorda tantissimo E.T. Quindi vediamo questi qua come si aprono, perché io ancora no, ovviamente non li ho. Ok, ho capito. Corinne è bravissima. Guardate, hanno anche un'apertura molto facilitata. Guarda, è congelato. Oh, ciao piccolo alieno. Allora, prendiamo lo slime. Ok. Oh, la mega bolla! Bellissimo! Si è formata una bolla gigante che è praticamente il sopra della navicella spaziale. Ok, già mi sta piacendo questo slime perché già è molto, ma molto maneggiabile. Prendiamolo. Ah, l'alieno è verde! Ovviamente l'alieno è verde. Però chissà se avranno tutti lo stesso colore. Ed eccolo qui, lui con tutto lo slime che ci cola. Praticamente c'è anche il gancettino sopra per metterlo, non lo so, magari nel telefonino oppure, non so, nel portapenne, dato che si sta avvicinando la scuola. Oh, guardate, potete anche giocare con l'alieno. Lo potete allumare. Ma no, vabbè, bellissimo. Ma che figata, bellissimo. Ok, però l'alieno lo mettiamo qui e pensiamo allo slime. Allora, lo slime è morbido e poi è anche clear. Guardate, ecco, e si vede lo slime, l'alieno di sotto. Ciao, no, è molto, molto, molto clear. Ovviamente, non è morbidissimo, non è proprio morbido. Tanto che anche si tende anche a spezzare. Però, guardate, oh, è tipo gelatina. È bello, al tatto è bellissimo, però come vedete si spezza. Ma ovviamente è costato un pochettino poco, quindi per quello che una ci deve fare, o di aggiungerla alla collezione, perché ormai esco pazza per questi slime, per me va benissimo. E poi potete collezionare gli alieni, ma che figo, bellissimo. Ok, poi ovviamente questo qui lo andate a riporre all'interno dello slime e cercate poi di rinfilarlo all'interno della navicella, che sarà tipo un'impresa, ma va bene. Ok, poi passiamo a questo qui che è il viola. Io già noto che l'alieno cambia colore, cioè non è più verde. Quindi penso a questo punto che ogni navicella spaziale ha l'alieno di un colore diverso. Vediamo. Ok, abbiamo aperto anche questa navicella. E questo qui già noto che è glitterato. Guardate, questo ha anche dei micro glitter. Si forma sempre questa. Ecco, bolla che già l'ho schiacciata, penso, comprendendola, ok? Ecco, l'alieno, come potete notare, è rosso. Che carino! Vediamo. Ed è anche diverso rispetto all'altro. Quindi non solo cambia colore, quindi li potete trovare di un colore diverso, ma anche l'espressione. Oh, che carino pure questo qui. No, vabbè, questo è del colore del mio smalto. Molto bene, bellissimo. Se non trovo ogni volta una cosa uguale al mio smalto, non sono i miei video. Questo qui è un viola, tendente anche al blu. Si spezza, quindi di spezzarsi si spezza. Non è molto elastico questo qui, guardate. Ecco, si spezza. Però è carinissimo. Scoppietta qualche volta, anche perché il fatto di scoppiettare dello slime qual è? Che noi, quando noi lo maneggiamo, andiamo a creare delle bolle d'aria che le creiamo proprio noi e quindi poi va a scoppiettare in base alle bolle d'aria che creiamo. Però questo qui si spezza, quindi non è proprio come quello rosa. Bisogna maneggiarlo un po' e qualche cosina si sistema, però molto bene. Ok, questo qui lo rimettiamo qui e vediamo gli altri se sono anche glitterati o meno. Andiamo ad aprire questo qui blu, che poi è blu con. Ok, con i glitter anche questo. Quindi per ora quello viola sì, quello rosa no, quello blu sì. Guardate che belli! Sembra tipo un qualcosa di stellato. No, questo è bellissimo. Speriamo che non si spezza questo qui. All'interno l'alieno è giallo. Oh, guarda, lui sbuca dallo slime. Sì, questo qui invece ha la stessa forma di quello lì rosso, chiamiamolo rosso color corallo. Ma guardatelo.
Guarda, si vede di sotto lo slime, lui che fa din 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 din. Bellissimo, ok. Io mi diverto con poco, sto notando, ma veramente con pochissimo. Questo qui pure si spezza, quindi diciamo è uno slime che si spezza molto facilmente. Non è come gli altri slime che avevo trovato. Però guardate, nonostante questo, guardate cosa si può fare. Allora, secondo me, se si va a maneggiare ben per bene lo slime, possiamo tranquillamente sistemarlo. Fa anche abbastanza rumore, abbastanza. Eh sì, un pochettino di rumore lo fa, se non fosse che comunque tende un pochettino a spezzarsi, però dai, dai, si può fare, per quello che costa per me va bene, perché ci sono slime che costano veramente molto di più e sinceramente si comportano molto peggio. Ah, stavolta l'ho aperto anche al contrario, quindi ho tolto prima la lamicella di sopra. Allora, qui, ecco, guardate la bolla. Fa anche rumore. Ma bellissimo, ok, l'abbiamo rotta. Allora, vediamo di che colore è. Oh, è lilla ed è bruttissimo. Oh mio Dio, che brutto. Perché quello lilla l'hanno fatto così brutto? No. Allora, guardate la faccia di questo alieno che è brutto. Sembra arrabbiato. È molto arrabbiato lui. Guardate, mamma mia che severo. Non mi piace, no. Se non fosse per il colore che è bellissimo, ma tu sei bruttissimo. Quindi lo mettiamo qui, proprio l'ho sbattuto così. Tu stai là. Allora, questo qui invece è un verde bottiglia, quasi 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 tipo fluo, e questo qui si spezza, bene, ormai l'abbiamo capito, è inutile che ve lo ripeto sempre perché sennò divento anche ripetitiva. E questo qui non è affatto elastico, assolutamente, questo è di niente, anche perché fa l'effetto vibrato tipo gelatina nelle mani, e quando fa questo effetto io già so che comunque tende molto a spezzarsi, infatti. Quindi questo qua verde, diciamo, non mi è entusiasmato, anche l'alieno è troppo arrabbiato, non mi piace. L'ultimo è questo qui giallo, e l'alieno, guardate che colore è rosa! Non capisco perché dentro ci sia il codice a barre, cioè è bruttissimo da vedere, cioè la cosa così col codice a barra all'interno, perché l'hanno messo dentro? Quindi è stato aperto. Ok, che brutto questo codice a barra, non si può vedere, lo devo staccare poi. Questo qui è, oh mio Dio, guardate, guardate cosa hanno combinato. Vedete, vedete perché gliel'hanno messo all'interno? Che cavolata hanno fatto? Vabbè, poi glielo stacco perché è orrendo. Allora, lo slime è giallo, come potete notare, e vado a prendere l'alieno. Vediamo la faccia di questo alieno rosa. Già che il rosa è bellissimo, mi sa che abbiamo trovato un altro arrabbiato, guardate. È arrabbiato pure lui. Ma sì, un po' meno dell'altro, però. Sembra un pochettino arrabbiato, però il colore è bellissimo, mamma mia. Non so perché mi viene la cosa di fare così, din 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 din. Prima o poi mi si romperanno, ne sono più che sicura. Allora, io già sento dal toccare questo slime che comunque anche questo, in teoria, ecco, stavo dicendo, si dovrebbe spezzare. Per quanto riguarda il rumore, vediamo se questo qui fa un pochettino di rumore. E allora, questo qui invece fa molto rumore, anche rispetto a quello lì blu. Ma avete chiesto veramente in tantissimi video ASMR, piano piano li porterò magari dei video dedicati proprio all'ASMR, come già avevo fatto con le squishable che vi è piaciuto veramente tantissimo, e quindi magari li rifarò. Vi posso dire che questi slime sì, sono buoni, al costo di un euro va benissimo, potete fare la collezione perché ormai li compro per la mia collezione, che ormai ne ho veramente tantissimi, ma li adoro, e quindi questi qui sì, vanno bene, l'unica cosa che si spezzano, il rumore è piacevolissimo, e poi a volte scoppiettano anche. Io sono scema perché c'era questo qui, cioè, ma come, erano 6, ne apro 5. C'era anche questo qui che praticamente ha la navicella rossa e all'interno già vedo che o è nero o è blu. Quindi andiamo ad aprire questo qui, che è anche duretto, molto bene. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Che poi, no vabbè, mi stavo perdendo questo. Guardate che bello il colore, bellissimo, il colore è troppo bello, e l'alieno è blu, guardate che carino. Ecco, questo qui non è arrabbiato, ha gli occhi enormi,
guardate, gli occhi enormi, però è carinissimo, è bellissimo. Ecco, stiriamolo anche lui perché lo dobbiamo fare, guardate, bellissimo. Quindi ovviamente le linee sono in gomma, se non si era capito, ogni tanto le dico è in gomma. Allora, questo qui è super freddo, è molto molto freddo e sono strasicura che si spezza perché già lo sento. E lei... Ok, però voglio sentire anche di questo qui il rumore, perché sto notando che questi qui che si spezzano di più fanno di più rumore, cioè com'è possibile? Sì, fa tanto ma tanto rumore. Quindi ripeto, questi slime mi piacciono veramente tanto. E se li trovate, acquistateli, ve li consiglio. E guardate un po', si sono squacquaraquati tutti, ma adesso poi li andrò a sistemare e rimettere meglio all'interno della loro navicella. Sono degli slime molto particolari, mi piacciono il fatto che si spezzano un pochettino meno, anche se io adoro gli slime che si spezzano, ma questi qui che già sono piccolini si vanno a spezzare un po' meno. E niente, se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e vi aspetto su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!